Sono arrivato a un punto che tutto questo mondo della crescita personale inizia a darmi sui nervi. E lo dice uno che ha sempre parlato di crescita personale. In ogni mio video, fin da quando ho aperto questo canale, c'è sempre stato quel sentore, quel retrogusto di miglioramento costante. Questo è un pensiero che tuttora condivido. Ma ad oggi tutta questa voglia di migliorarsi costantemente, non so perché, inizia a irritarmi, inizia a darmi il nervoso. Sono ormai anni e anni che leggo libri sull'argomento, guardo video, film, mi documento nel tentare di capire qual è la strada delle persone di successo. E questo per cercare di raccogliere le briciole, di seguire il percorso, per poi alla fine diventare una persona di successo. Ad oggi mi rendo conto che tutti questi ingredienti alla fine girano sempre intorno alle stesse cose, si parla sempre degli stessi argomenti. Se vuoi puoi, credi in te stesso, e poi c'è una lunga lista di cose che non devi assolutamente fare e cose che invece devi assolutamente fare. Svegliati alle 5 del mattino, vai a correre, tieni sempre un atteggiamento positivo, stringi i denti, devi soffrire, devi lottare per le cose in cui credi. Sono l'unico che sente queste cose. E ripeto, io sono il primo promotore di tutta questa minestra. Ad oggi però, dopo anni e anni passati a rincorrere questo tipo di mentalità, ho iniziato a prendere una consapevolezza diversa, perché troppo di questo modo di pensare inizia a creare frustrazione. Se vivi sempre con quella mentalità lì, non ti fa mai sentire arrivato da nessuna parte. Vuoi sempre di più. Non sei mai abbastanza. Devi sempre fare di più. E il problema è che ti paragoni con persone che hanno tutta un'altra vita rispetto alla tua. Di sicuro i social non aiutano in questo modo. Io in questo momento ho raggiunto obiettivi sportivi e non che una volta sognavo. Sono quasi a 50.000 iscritti. Se dovessi pensarci qualche anno fa, non riuscivo neanche a immaginarmi a un numero così alto. Sono riuscito a correre una maratona, mi sono piazzato in planche, che è una cosa che io ritenevo per me inarrivabile. Eppure una volta passata quelle endorfine, quel momento di gloria, di estasi, si torna alla normalità e ti senti un po' come prima. Ci tengo tanto a dire una cosa: quello che voi vedete sul mio canale, sui tutti i miei account social, per il 70-80% sono solo e esclusivamente momenti positivi, momenti belli, quando l'allenamento va, quando riesco a fare le cose. Non c'è tutto il contorno. Ed è una cosa che mi sono sempre rimproverato, cioè di non aver documentato anche tutti quei momenti, no? Tutta la fatica che ci sta dietro, tutte le volte che non ho voglia, tutte le volte che procrastino. E non lo so a te, però facevo questo discorso con la mia compagna un po' di tempo fa, prendendo come esempio la planche. Se io devo vedere questa skill, che è una delle più difficili del calisthenic, sui social, mi sembra che quasi tutti la sanno fare, perché vivo nella mia bolla di calisthenic, sono interessato al mondo del fitness e quindi mi vengono proposti contenuti inerenti al fitness, soprattutto cose fighe e potenti come la planche, skill che sono quasi irraggiungibili. Però nella vita reale, io nella mia quotidianità, in tutta la mia vita, avrò visto siano due persone in planche. Se guardo sui social invece mi sembra che la sanno fare tutti. E questo credo che normalizzi una cosa che in realtà non è per niente normale. La conseguenza è che aver raggiunto un risultato quasi incredibile sotto ai miei occhi non è poi più così incredibile. Se la vedi in continuazione sembra una roba che la sanno fare tutti, invece non è così. Il punto su cui sto cercando di focalizzarmi adesso è che a volte va bene così. Non mi sveglio alle 5 per andare a correre e va bene così. Non mi vado ad allenare perché semplicemente non ho voglia e va bene così. Non sono il più forte del mondo e probabilmente non lo sarò mai e va bene così. Questo è un discorso molto delicato, perché rischia di essere frainteso. Non voglio dire che sia sbagliato cercare sempre di migliorarsi, e nemmeno voglio dire che sia giusto non fare assolutamente nulla della propria esistenza. L'idea è di vivere in quel puntino di equilibrio nel mezzo, in cui tenti sempre di migliorare te stesso, apprezzando quello che sei in quel momento, per quello che sei. Ci sono tantissime cose che non accetto di me e vorrei sempre avere di più, fare sempre di più, e quando non ci riesco genera quel senso di frustrazione che mi dà fastidio, che però va bene così. La chiave è vedere il fallimento non come un fallimento, ma come un insegnamento. Sto iniziando a stufarmi di video e di gente che continua a dire che sei sbagliato se giochi ai videogame, se mangi schifezze, se passi ore e ore davanti al cellulare. Non sei sbagliato, anzi, molte di queste cose le ho fatte pure io, e proprio vivendo quel senso di insoddisfazione mi ha fatto poi raggiungere risultati che ammiravo e ambivo da un sacco di tempo. Questo per dire che tutte queste cose sbagliate fanno parte del successo, fanno parte di noi.
a crescita personale. Non siamo perfetti e non lo saremo mai, la perfezione non esiste. La cosa più difficile è l'accettazione, perché una volta che accetti quello che sei, quello è il punto di partenza per poi migliorarlo. Ma senza l'accettazione vivrai sempre un senso di frustrazione anche se stai migliorando, perché non esiste un punto d'arrivo. E il punto che volevo raggiungere in questo video è fermarsi un attimo e apprezzare quello che si è per quello che si è, punto e basta. Non lo so se hai mai fatto questo pensiero, ma viviamo in un contesto sociale in cui è richiesto sempre di più. Fare, produrre, non sei mai abbastanza, una volta raggiunta una cosa devi subito pensare a quella dopo. Ed è una roba che vedevo tanto nella crescita personale, no? Nell'eccesso di crescita personale, perché ripeto, un equilibrio, una soglia di miglioramento costante è giusta, ci vuole sempre. Quello che invece difficilmente si fa è fermarsi un attimo, godersi quello che si è fatto e fin dove si è arrivati in quel momento. No, è una cosa che io difficilmente faccio. Devo sempre puntare alla prossima cosa, al prossimo obiettivo. E poi sti social, raga, ve lo giuro, iniziano a darmi sui nervi pure i social. E io ci lavoro con i social, però mai avrei immaginato questo. Io prima di iniziare, vedendolo da fuori, pensavo fosse tutto rosa e fiori, racconti allegro quello che ti succede e ti pagano. non è così. E niente raga, questo era un pensiero che mi girava nella testa un po' di tempo, ho voluto raccontarlo un po' così di getto. Come lo vivete voi questo mondo della crescita personale? Se avete riscontrato sensazioni simili alle mie? E basta, direi che possiamo parlarne nei commenti. Ciao!